Comunque amici, per chi non sa cos'è questa live di Pokémon, ormai ho iniziato una blind run su questo gioco, ossia lo sto giocando, anche se ormai blind run per modo di dire, e lo sto giocando, siamo tecnicamente quasi alla fine del gioco, stiamo per battere il Team Rocket e basta, non mi ricordo niente dell'ultima live. Che abbiamo fatto nell'ultima live? Non mi ricordo assolutamente nulla. Non mi ricordo niente. Che abbiamo fatto nell'ultima live? Dove sono? Ho caricato il salvataggio sbagliato. Dov'è? Dove sono? Va bene, comunque. Dicevo, questa è una blind run, quindi io purtroppo non potrò leggere la chat, non potrò leggere i vostri consigli, non potrò leggere nulla di quello che scrivete voi. Quindi io adesso staccherò la chat, noi ci vedremo alla fine di questa live, mi sentirete parlare tra me e me per tutta la durata della live, non vi preoccupate, è strano, lo so, è molto strano, però dovete abituarvi, anche perché poi voi mi spoilerate il gioco, e poi no, che cosa succede se mi spoilerate Pokémon? C'è l'incredibile esperienza dei Pokémon? Cosa succede se me la spoilerate, ragazzi? No, non possiamo correre questi rischi. Ah, ok, grazie al parmigiano sul web per il secondo mese. Ora è arrivata la resub. Amici, io adesso non vi leggo. Dopo 4 mesi di Pokémon mi sono abituato, merda. Vi abbandono, amici, non vi leggo più, mi dispiace. Allora, dove cazzo siamo? Che abbiamo fatto nell'ultimo episodio? Che è sta città? Ma ci sono già stato qua. Ah, no, vero. E i microbo fuori dai piedi sparisci. Ingulacchi ti ammurtati a chi la puttana in merda in mammeta. E ah no, vero, ora mi ricordo. Dovevamo finire di battere i cattivi sottoterra, però mi ricordo di un magazzino, tipo. Però non mi ricordo assolutamente dov'è. Era qua, tipo, può essere. Non mi ricordo dov'era, ragazzi. Forse qua. Ok, ecco qua. Madonna, comunque sta città è mega confusionaria. È mega confusionaria. Ok, era tipo qua, può essere? Mi sa di sì. Sì, perché avevo preso la chiave ed ero qua. Pronto, Team Rocket, sono pronto a batterti. Io non mi ricordo nemmeno che Pokémon ho. Aspetta, calmi. Giorgio, Federica, Martina, Lorenzo, Nunzio, Valerio. Vabbè, Lorenzo ce lo possiamo togliere dal cazzo, onestamente. Ah, devo far fare un po' di livelli a Federica. Quindi fatemi mettere Federica come primo Pokémon. Allora, piano. Ma li devo battere obbligatoriamente tutti? E vabbè, battiamo prima noi. Si apre una porta da una parte, se ne chiude una altrove. Arriverai a destinazione provando e riprovando. Oh mio Dio, un pazzo. Facciamo i puzzle. Mac, grande frate. Mi sta salutando però. Beh, un ragazzo simpatico, onestamente. Cioè, già dalla faccia in generale mi sembra un bravo ragazzo. Allora, lotta. E è fatto di fango, quindi una mossa drago, secondo me, può essere funzionale per abbassargli la precisione e per farmi entrare una mossa e una mossa di tipo, vedi, con drago io adesso gli ho crittato tutta e ora uso un morso buio che, come vedete, visto che gli ho abbassato le statistiche prima, adesso entra, ma soprattutto perché nella lore del gioco Mac è debole contro Federica rossa, questo è il motivo e io lo so. Coughing, continua a lottare. No, devo farmi un po' di livelli. Terrò Martina per un po'. Ciao, Coughing. Allora, mi sa che a te ti proverò a fare un bel morso. Merda, morso è sbroccatissimo. Non mi ricordo che altro Pokémon mio ce l'ha, però sta proprio sbroccato. Merda, ragazzi, ho bisogno di prendermi un caffè. Sto veramente... Oggi c'ho la Big Nanna, ragazzi. Oggi c'ho veramente la Big Nanna. Dovevo svegliarmi prima delle 9 perché avevo una cosa importantissima da fare. E ovviamente non sono riuscito a svegliarmi. Continua a lottare, vai. E la cosa brutta è che io domani devo partire. Domani devo partire, maledizione. Devo andare a Torino, che sabato e domenica ho il Torino Comics. Se siete di Torino e venite al Torino Comics, ditemi se vi piacciono i Pokémon. Così se rispondete sì, vi inizio a pestare di botte davanti a tutti. Immaginano la scena, tipo, che c'è il meet and greet con la fila lunghissima. E passa la sicurezza e nota che nella fila del meet and greet ci sono io che sto prendendo uno di voi così.
tipo dal colletto, sai, quando tieni le persone dal colletto così e vi sto riempendo di pugni, e tipo si avvicinano e c'è il mio management che fa: fermi, fermi, non fermatelo, sta facendo content. Ma dove cazzo devo andare? Ma che è sta scacchiera? Merda, sembra qualcosa di... Come si aprono le porte? Ecco le chiavi di tutte le porte di tutti i forzieri. Ecco le chiavi di tupidi tal. Ecco le chiavi di tupidi tu. Tupidi 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 tal. Piano, aspetta. Ma porco Giuda. Porco, scusatemi, mi sono concentrato da morire e mi sono concentrato tantissimo nel puzzle e non ho parlato. Stavo tentando di capire che cosa dovevo fare, ma devo andare in basso a destra, penso. Vabbè, battiamo questo coughing. Ormai è una battaglia eterna tra me e il Team Rocket. E il Team Rocket ha puntualmente gli stessi tre Pokémon spammati e ogni zona hanno sempre un botto di... un botto di livelli in meno ai miei. Ma perché l'hai avvelenato? Ma non l'avveleni mai. Mo l'hai avvelenato. Così dal nulla. Va bene. Buenos dias. Anzi, buonanotte. Non so, buena noches. Buena noches. Federica sale a livello 35. Sta cercando di imparare idrondata. Federica non può conoscere più di 4 mosse. Vuoi fargli dimenticare una mossa? Voglio che ne dimentichi una. Fammi vedere che mossa è. Idrondata. È una mossa di tipo acqua. Chi la usa attacca agitando la coda come se fosse violenta. Una violenta ondata in una tempesta furiosa. E che mi tolgo? No, no, no. Ho due mosse di tipo drago che mi sembrano forti. Gelo denti fa cacare. Vai. Mettiamoci una mossa di tipo acqua al posto di una mossa di tipo ghiaccio. Chi è debole contro il ghiaccio? I denti al massimo, che ne so, il cervello, queste cose sono... Il veleno ha effetto, ma non ho fatto niente. Sarà Coffee, vuoi cambiare Pokémon? Cambia Pokémon. Mettiamo Martina, no, mettiamo Nunzio. Nunzio sta al 36, dai, facciamogli fare un po' di livello. Facciamogli fare un po' di livello. Bella Nunzio, il mandibolone. Lo starter, gelo denti. Guardate che fa cacare, mo non lo one shot manco per il cazzo. A 3, 2, 1. Va bene, mi sa che a quanto pare il ghiaccio era una mossa forte e ha appena fatto una cazzata a togliermelo. Vabbè, ma chi siamo noi per giudicare alla fine? Questo è un franchise per bambini. La cosa che importa è che siamo, come dire, amici. Questa è l'unica cosa che importa nel franchise Pokémon. L'amicizia... e la droga. Sgranocchio, vai, proviamo sgranocchio. Ma che è sto Pokémon, tra l'altro? C'ha la funcia di minchia, sta tipo così. Io ce l'ho pure questo Pokémon, che lo insulto. Sì, vabbè, quello è bruciato, quello è avvelenato. Tra l'altro, Nunzio Bru. Sembra il cognome Nunzio Bru, messo là in quel modo. È tipo Leonardo Bru, Nunzio Bru. Va bene, è una minchiata, fa ridere solo tanto me. E borsa. E... antiscottatura, usiamola su Nunzio Bru, perfetto. E dobbiamo utilizzare che fa proteina? Bevanda nutriente per un Pokémon, aumenta l'attacco di un Pokémon. Super pozione antiparalisi. Qual è la... come lo curo, Martina? Federica, mi sa. Di paralisi, sveglia, super pozione, vitalizzante, per pozione, cura totale. Non ho l'antidoto. Vabbè, F è morta. È morta. A dopo. No, ma è ancora chiuso. Ma come cazzo si apre sta porta? Allora, Pokémon. Intanto fatemi togliere Federica, che purtroppo, vabbè, creperà a breve. Non possiamo farci nulla. Aspetta, se io clicco il verde... si aprono solo le porte della zona verde. Se io clicco il rosso, si chiudono solo le porte della zona rossa. Quindi io adesso devo cliccare il blu per aprire questa porta. E il rosso per aprire questa. No, però non mi fa
No, aspetta. Allora, la verde deve stare aperta. E in questo momento, se io faccio così, che succede? Si apre. Ora, se io clicco il rosso, è aperto. Perfetto. Puzzle, ragazzi! Viva i puzzle! Viva i puzzle! Che c'è qui? No, qua si scappa. Viva i puzzle, ragazzi! I puzzle... non so più che cosa dire, ragazzi. Ho finito la comicità Pokémon almeno 40 minuti fa. Ma come fanno i Poketuber a intrattenere? Cioè, io adesso devo dire tipo le cose tecniche. Appena ho finito tutte le battute disponibili che posso fare sul mondo Pokémon. Cioè, io adesso devo dire tipo... Dannazione! Questo mi ricorda quando ai mondiali del 2014 mi hanno battuto. Basta, non credo che i Poketuber vadano a dire queste cose, altrimenti sarebbero estremamente noiosi da vedere. Ok? Io adesso continuerò col mio gameplay. Ok? Pokémon. Sta cercando di imparare lacerazione. Ecco, fanno così i Poketuber. Bene, ragazzi, sì, come sappiamo, lacerazione è... Certo, voglio che ne dimentichi una. Lacerazione è una mossa molto importante di tipo normale che può essere efficace, ma a me fa cacare. Perché l'apprendimento blocca lacerazione, fa cacare lacerazione. Per me non è... Vuoi cambiare? No. Continuo a lottare, ovviamente. Ragazzi, Gloom è uno dei Pokémon più scarsi di tutta la regione. Kanto? Regione di Kanto? Non so perché ho questo nome in testa. No, mi sa che questa non è la regione di Kanto. Dopo controlleremo. Ah, no, vero, che poi c'è la barca... Merda, ma c'è tutta quella parte della barca che io non ho fatto. Nunzio si è addormentato. Vabbè, Nunzio sei un minchione, se posso dire, sei veramente un testa di minchia. Merda, c'è tutta la parte della nave che non ho fatto. Che cazzo è? Spero non aggiunga nulla di lungo al gioco, oppure potrei impazzire e quittare il gioco. Ciao Lollo, grazie per la sub regalata, carissimo. A tostapane, tra l'altro. Grazie, carissimo Lollo. È super efficace. Ciao Andre Quartz, grazie di cuore, carissimo. Allora, Frana, colpo basso. Facciamo colpo basso. Mi fa sempre ridere che gli dà la piedata. E la piedata tipo nuda. Non gli ha fatto nulla. Sì, vabbè, e quello è addormentato, e quello è paralizzato, e quello c'è il fuoco, e quello c'è il veleno. Oh, porca troia, ma che cazzo hanno i miei Pokémon? Ma che cazzo sto gestendo? Un centro riposo per anziani? Cristo Dio, siete Pokémon, cazzo! Siete fottuti Pokémon! Quello si brucia, quello si addormenta, quello si paralizza. Siete delle merde, ecco cosa siete! È super efficace. È a livello 25. Ma che cazzo? Mio Dio, ragazzi. Qualcuno gli dica qualcosa. Contattate gli sviluppatori di Pokémon e ditegli che hanno fatto dei brutti Pokémon. Che li tolgano. Cioè, non voglio più vedere Rattata. Non mi interessa. Non voglio più vederlo. Ma come osi? Ma come osi tu? Mi hai paralizzato i Pokémon. Ma devo tornare al centro Pokémon. Dio male. Sì, vabbè, pure questo. Hai perso la strada? Che te ne importa? Va bene, questo è quel caso in cui io farei tipo scusami e togliti dal cazzo. Devo andare. Dopo combattiamo con i mostri ciattoli. Sì. Parapa. Come si chiama lo sviluppatore di Pokémon? Mo tipo non è uno. Sono tipo i fratelli... I fratelli... Sì, guarda, questo sta dormendo. Questo è avvelenato. Questo è paralizzato. Va bene. Giorgio, entra tu. Che cosa succede adesso? Entri e c'è la diarrea? Non ce l'ho il lassativo o quelle robe. Mi dispiace, purtroppo. Non ha effetto su Giorgio? Oh, mi dispiace, Rattata. Sei un Pokémon di merda. Super Mario Bros. Super Mario Bros è un bel gioco. Super Mario Bros è un bel gioco, cazzo. Io ho visto il film. Però ancora devo provarlo. Però dal film mi era sembrato un bel gioco. Non lo so. Oddio, mi prude la schiena.
Merda, raga, dovrebbero inventare qualcosa tipo per grattarsi la schiena, tipo un bastoncino o altro. Io uso sempre il... uso sempre tipo roba appuntita tipo i coltelli o altro. Però servirebbe tipo, sai, tipo un bastone che ti infili nella schiena e ti puoi grattare. Non lo so. Non ho idea perché nessuno l'abbia mai inventato. E se qualcuno l'ha inventato e non me l'ha già venduto, vuol dire che fa male il suo lavoro, semplicemente. Andiamo a curare ste cose, va, ste masse di carne inutili. Sì, Nunzio, parlo con te, sei inutile. Stai dormendo eppure cammini, come funziona? Eh? Credo che questo sia un buco di trama, eh? Aspetta che vado a... Guarda che ora arrivo qua davanti e si... no, ok, pensavo mi dicesse tipo... Sì, sì, tutto a posto, gli è passato il veleno, l'ha digerito. Pam, pam, param, pam. Grazie per attesa, la squadra dei Pokémon è in perfetta forma. Sì, guarda, ci vediamo fra 2 minuti appena l'ennesimo Rattata mi farà una mossa così stupidissima, tipo ti lancio un bastoncino e il mio Pokémon improvvisamente gli viene come effetto negativo tumore maligno, così a caso, dal nulla. Visto che ormai qualsiasi mossa mi fanno mi si paralizzano, mi si bruciano, mi si addormentano, tutto io. Dai, andiamo a battere sto cazzo dei Team Rocket qua. Siete dei falliti, siete, altro che Pokémon. Io ho 12 anni e vi sto per battere tutti. Allora, Poldo trova Ultra Ball. Vabbè, non è tanto, non sto catturando più Pokémon. Che poi il gioco è catturali tutti, però io non sto catturando un cazzo di Pokémon, perché non ho pietà per i nemici, neppure per i ragazzini. Va bene. C'ho il gruppone. Parte la sfida di recluta. Manda in campo Raticate. Allora, perché Raticate... Io stavo pure ragionando. Ma che sto ragionando? Ma che cazzo ragiono? Ma perché ragiono su che mossa devo fare? Non lo so, è inutile che ci ragiono. Non ne ho la più pallida idea. Non c'è tipo un libro dei Pokémon che ti dice questo Pokémon è più probabilmente c'è, sicuramente. Sarà Golbat. Vuoi cambiare Pokémon? No, tanto... No. Vai, manda in campo Golbat. Golbat è un pedofilo. Sgranocchio, vai. Perché non riesco mai a one-shottarli? Non ci posso credere. Non è possibile, ragazzi. Non è davvero possibile. Allora, Nunzio, quello è una merda a livello 24. È un pezzo, proprio un pezzo di sterco, una caccola, non so, un vomitino a livello 24 e ti confonde. Vabbè, che facciamo? Ci facciamo pure fan pompino a sto punto? Che cosa vogliamo fare? Con un piccolo sforzo, resisti, Giorgio. Ma cosa un piccolo sforzo se si è appena curato? No, ho usato ipnosi, ho pure sbagliato, porca puttana. Mo dormi tu, disgraziato. Maledizione, incita per l'ombra. Vai. Muori. Potrebbe essere molto facile, ma tipo, se mi faccio un unico Pokémon, ok? Non catturo altri Pokémon, mi faccio solo un Pokémon in tutto il team. E piuttosto che portarmi avanti una squadra di Pokémon di livello simile per tutto il gioco, mi portassi una sola divinità a livello 100, che qualsiasi cosa gliela do a lui. Coglione quello. Che qualsiasi cosa gliela do a lui. Non può funzionare, secondo voi? Non lo so, la prossima volta ci penso. È che volevo giocare il gioco per così, per come è stato fatto. Scusa, perché sta porta è chiusa? Sbagliato qualcosa? Merda, mi sono... vabbè, dobbiamo per forza combattere, purtroppo.
Pokémon. 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 Ah, Pokémon. 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 Damn Pokémon. Ah, Pokémon. 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 Cale 233, terzo mese. Pokémon. Chi è? Che cazzo è Panfilo? Qui Panfilo, come va? Il mio Poliwag è più in forma che mai, è persino più in forma di me. Io mi sono... Vabbè, facciamo, adesso facciamo una cosa. Aspetta, come si fa? Non posso cancellare i numeri. Voglio cancellare i numeri. Voglio cancellare i numeri. Voglio togliere dalla faccia della terra i numeri di tutte le persone che continuano a chiamarmi continuamente. Non c'è tipo la modalità aereo. Chi è? Che succede? Sei qui per salvarmi? Grazie, non sai che sollievo. E la torre radio? Che sta succedendo? La sul Team Rocket se n'è impadronito. So che devo fare. Ecco, prendi l'apriporta. Poldo tiene apriporta, ok, con questa cosa suppongo che ci possa aprire la porta. Usalo per aprire la porta del secondo piano, ti prego di aiutarmi, nessuno sa che guai potrebbero combinare se prenderanno il controllo del trasmettitore, potrebbero persino controllare i Pokémon con onde radio manomesse, merda, questi vogliono controllare il mondo, posso contare solo su di te, salva la torre radio, ti prego, e tutti i Pokémon del paese. No. Forse per me non lo farei, è solo perché il gioco mi sta costringendo. Ma scusatemi, da qua che devo fare? Ah, mo è aperto. Ma prima stava chiuso. Io ci sono già stato qua, ragazzi. Io ci sono già stato qua. Perché sono già stato qua? Ah, mi sa che da questa parte del magazzino si poteva accedere in qualche modo. Ma perché prima stava chiusa e mo sta aperta? Pokémon. Oh, signora, buonasera. Ti trovi al piano 1P. Quale piano vuoi andare? 2P. Certo, l'ascensore sale. Sono un maestro, ragazzi, del comprendere. Perché a sete di vittoria, seconda collezione lotta. Vai. Dove cazzo la devo usare la apriporta? Signora, lei sa dove devo usare l'apriporta? Non c'è nessuna porta qua, compra. Che vende? Ah no, vende le... Oddio, vende i preservativi, che schifo. Scusa, dove cazzo devo usare sta cosa? Secondo piano è questo. Scusatemi, che struttura è questa? Perdonatemi. Ah, forse è il secondo piano di quella roba. Ma perché mi metti esattamente un ascensore, allora? No, uno sotto il piano terra. Cioè, se devo andare in un altro posto, che cazzo mi metti un ascensore esattamente fuori da dove mi hai detto? Sì, devi, questa chiave serve per il 2P e c'è un ascensore dove letteralmente c'è il 2P. Cioè, il piano 2. Ma mettimelo da un'altra parte. Che cazzo ne so che me lo fai coincidere. Fiordoropoli. E dove cazzo era, amore? Tipo qua sopra, mi sa. Pokémon. Viva i Pokémon. Tosti e... Come si usa la bicicletta? Così. Ragazzi, voi sapete dov'è la torre radio? Non mi ricordo dov'è. Questa è la torre radio.
Era sotto. Apri porte, apri scatole. Sarà qua, tipo? No, non è qua. Sì, ok, professor Rock. Dove cazzo è, ragazzi? Damn, look at this. Non vedi, mi mettete i bastoni tra le ruote, state il money lì dentro. Ragazzi, dove cazzo devo andare? Non mi ricordo. Ma poi che sta facendo con sta cazzo di bici? Ma che stai facendo? Mi sa che non era giusto. Allora, piano, 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 piano. Allora, mi ricordo io dov'è. Perfetto, era più facile del previsto. Era più facile del previsto. Aspettate un attimo. Scusatemi, ragazzi, fatemi... Devo risolvere questa cosa. Il gioco purtroppo si è rotto per l'ennesima volta. Episodio 5, Crash 1. Ok, fatemi pure salvare a questo punto. Sì, salviamo. E vabbè, ragazzi, ogni tanto succede. La cecità improvvisa quando si ha questa età, tipo 12, accade. Improvvisamente non si vede più nulla. Vabbè, è una problematica dei vecchi Pokémon. Si chiamano vecchi Pokémon proprio per questo. Infatti i nuovi giochi Pokémon non hanno alcun tipo di bug o problema grafico, se non sbaglio. Quindi adesso fatemi andare, ok. E dove cazzo è? Non lo trovo. Ok, Run Pokémon e Hergold, episodio 5. Eccola qua. Che cazzo ho fatto? Load State, Randomizer, episodio e... episodio... No, no, non è questa. Run Pokémon. Hergold, episodio 5, episodio 5 Crash. Ok, ora che ho salvato... No. Oddio, come si risolveva? Dio mio! Pokémons! Come cazzo era? Mo devo uscire dal gioco, tipo. Prima uscire dal gioco, tipo. E... come si torna al menu principale? Chiudi e riapri il gioco. Beh, lo rifaccio, guarda. A posto. Risolto, 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 risolto. Bene, eravamo arrivati alla Torre Radio, all'incredibile Torre Radio. Buonasera, signora, tutto bene? Non si preoccupi, è arrivato qui il supereroe. Guardi quanto cazzo è veloce il suo supereroe. No, no, basta, non lo faccio più, non si può fare. E dove devo andare? Perdonatemi. Non mi ricordo. Ah, il piano 2, certo, qua li ho già battuti tutti. Sono degli idioti qua. Sono veramente dei cretini questi qui. È la serratura dell'apriporta. Godo, godo. Password, godo. Password, godo. La porta si è aperta, vai. Pam, 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 pam. Bongo Cat, guarda, buona fortuna. Grazie di cuore per i bit. Allora, sgranocchio, pistola acqua, vai. Merda, non riesco a fare i routini, ragazzi, mi sento male. Come ha fatto a sopravvivere con questa vita? E poi mi usa Iper Zan e ti fai fare pure danno. Vabbè, guarda, ormai non ho più parole per nunzio.
Ogni volta che non si comporta così, veramente mi fa venire voglia di togliere non dal team. Cambio. Grazie. Ok, esce dal team. Nunzio ed entra Federica. Dai, forte. Come diciamo noi a Roma, tutte le parole che amiamo di più sono greve, sono dai, sono soio e namo. E bel tornado. Puerco di Dio, tornado. Federica usa tornado. Guarda, se io uso tornado, cioè lui è morto, ragazzi. Non si sopravvive a un tornado, anche se sei un cazzo di Pokémon. Cioè, non sopravvivi. Qua gli ha sparato un getto. Come fa a sopravvivere? Infatti è morto diretto. Giustamente. Grazie per i bit, caro. Oh, vedi, è stato facile. Bastava togliere nunzio dal team. Chi è lui? James the Beach. Scusi? Tu sei James the Beach? Fatemi cambia Pokémon. Fatemi mettere Valerio. Valerio, il boss delle torte, come lo chiamo io. Buddy Valastro è il mio Buddy Valastro. Ci farei sesso io con Valerio, vi giuro. Aspetta un attimo, sei tu che intralciavi le nostre strategie giù al pozzo Slowpoke? È così, eh? Merda, ma no, è successo troppo tempo fa, purtroppo non mi ricordo. Mi sa che ero io, però, può essere. Milas. Eshiro. Dovrei eutanizzarmi. Milas, Gen Rocket, vai Valerio. Allora è un Golbat, ormai abbiamo capito che è un coglione, quindi usiamogli Surf. Ora mi ricordo perché non mettevo Valerio. Ora mi ricordo perché Valerio era stato escluso dal team. Non mi ricordavo perché avevo tolto Valerio dal team. Ora me lo ricordo limpidamente, perché Valerio è un mangiammerda. Ecco cos'è, un mangiammerda. Vai Martina. Martina, se ti fai confondere pure tu, metto i squadri a nunzio. Ce l'abbiamo fatta ad attaccare un Pokémon avversario, team di Pokémon. Ce l'abbiamo fatta a fargli un singolo cazzo d'attacco prima che ci stordisse l'intera squadra, eh? A quanto pare è possibile scalfire gli altri Pokémon, fottuti Pokémon del mio team inutili. Ci voleva nunzio per farcela. E si prendono pure i punti esperienza, nonostante stanno tutti rincoglioniti. Cambiare Pokémon. Continua a lottare. Non metto gli altri Pokémon perché tanto gli altri sono scarsissimi. Osi mettermi all'angolo? Ma guarda, sono nervosissimo, Milas. Se ti togli tu dai coglioni, mi fai un favore allucinante. Allora, questo qua è. No, non mi dire che me l'ha. Ah, ok. Per un attimo mi sono cacato. E abbiamo visto l'acqua. Sto per mettere Lorenzo nel team, eh? E Lorenzo è a livello 6, ragazzi. Non mi fate fare queste figuracce. Come sempre 45 minuti di animazione quando entra Federica. Che era di drago, tornata, ridondata. Basta.
Che poi pure Milas usa gli stessi denti Pokémon, stessi identici Pokémon del suo team. Che voglio dire, cioè, a livello di immagine coordinata, penso a livello aziendale è importante avere tutti gli stessi Pokémon. Però non capisco perché, anche, cioè, perché sono Pokémon molto scarsi e quindi averli tutti quanti, pure i capi, sarebbe magari il caso di prendersene due per branding, ok? E, due per branding e poi ti prendi un Pokémon forte per non fare ste figure di merda, Milas più che altro. Vabbè che io di figure di merda, ma che cazzo succede ragazzi al mio gioco Pokémon? Cosa sta succedendo al mio gioco Pokémon? Salvare il gioco, sì sì, salvo, salvo. Ma se velocizzo il salvataggio funziona, merda, allucinante allora. Save state, ok. Run Pokémon. Episodio 5, Crash 2. Ok, ora. Tecnicamente se faccio così. Oh, risolto. Ci sono problemi? Allora, tu sei un cattivo, palese. Ciao, sono l'ennesimo cattivo di Pokémon che userà gli stessi due Pokémon dell'intero team, nonostante siano scarsissimi, ma continuerò a farlo per motivi di branding della mia azienda. Athena! Merda, ragazzi, ma lei è la dea greca. Oh, un nuovo Pokémon! Finalmente! Finalmente, cazzo, ci voleva un nuovo... No, mi sa che lui già l'ho visto. Terremoto! Oh, vediamo. Arbok nemico... Sono felice che mi hai danneggiato, Valerio. Sono contento. Sono contento. Che poi ho detto nuovo, in realtà l'abbiamo già incontrato. Nuovo nel senso di nuovo nella run, ecco. Nella run, nel magazzino del team Sminchiala. Nella torre radio, mi veniva, scusatemi, non ho visto il cartone. Vero che io sono sempre la concinella, perfetto. 1000 punti esperienza, ragazzi, sono tanti, eh. Sarà Vileplume e... Non mi ricordo chi è Vileplume, però comunque... È una merda questo, è un fiorellino. Tanto, i Pokémon carini sono quelli più scarsi. Ormai ho capito questa regola. I Pokémon carini sono quelli più scarsi, i Pokémon grossi sono quelli più forti. È una regola molto elementare, però sembra funzionare. Mega assorbimento. Però effettivamente Valerio è abbastanza carino. C'era bisogno di togliermi tutta questa vita? Figlio di Troia? Aggiungo. Brutto colpo, non è molto efficace, mi fa sempre mondire, mi fa sempre ridere questa cosa. Scusa Poldo, adesso utilizzerò il mio Vileplume per fare una mossa la cui animazione ci mette 87 minuti, però ti toglie metà vita. Valerio, guarda, meno male per te che siamo in una di quelle serie dove quando ti muore il Pokémon non lo devi depositare, non lo puoi utilizzare più. Ma è una partita normale, perché io sarei stato felicissimo di farti finire all'inferno. Frana. Elusione di Martina. Che è elusione? Non l'ho mai sentito. Che succede con le... Che cos'è l'elusione? La capacità di fuggire. Sto Pokémon è immortale, non è una roba allucinante. Va bene. Ci vediamo fra un quarto d'ora, ragazzi. Ha finito? Ha finito. Godo. Oh, nuova mossa per Martina, così ci togliamo Flash. Vuoi farmi dimenticare? Sì, voglio che ne dimentichi una. Togliamo Flash, per carità di Dio. Invece del nemico con una coda, un aliano simili. E togliamo... Ah no, merda, ma Flash ce l'ha. E... La cosa, come cazzo si chiama? La mossa Flash, chi cazzo ce l'ha? Ce l'ha Valerio. E allora no. No, Schianto non la metto, mi sembra una merda.
Blocca schianto. Fanculo schianto. Markro, lui ha tutti i Pokémon diversi. Bravo, bravissimo, bravissimo. Hai fatto bene a prenderti dei Pokémon diversi. Ogni tanto ci vuole. Ogni tanto ci vuole. Ma che combini? Ti ammazzo la famiglia, puttana. Allora, no, non è stato... No, scusatemi, è stato molto offensivo da parte mia. Scusami, non è colpa tua, Atena. Purtroppo sono molto odioso nei confronti di questo gioco. E tu chiaramente ne sei coinvolta, però è solo colpa mia, non c'entri tu. Merda, Marco è fortissimo. Marco. Si chiama Marco. Markro. Merda, l'avrei chiamato Marco fosse stato nel mio team. Peccato, peccato. Magari si può catturare da qualche parte. Magari da qualche parte si può catturare. Ce l'ho messa tutta e ho perso lo stesso. Ma non mi sembra tu ce l'abbia messo tutta. Anzi, mi è sembrato molto superficiale il tuo coinvolgimento in questa cosa. Fiordopoli, ascensore della Torre Radio, all'osservatorio. Ui. Let's fucking go. Dun dun. Siamo arrivati all'osservatorio. Oh no, che cosa succederà qua? C'è un ennesimo cattivo che utilizzerà sempre Koffing? Aspetta, fatemi dare un po' di pozioni prima. E allora, dove sono le pozioni? Sono le pozioni, raga. Ah, iperpozione, do. Usa. Allora, curiamo. Intanto Nunzio. C'è un coso per portare... Mi pare revitalizzante si chiama. Sì, to. Revitalizzante. No, ho sbagliato. Volevo utilizzarlo su uno. Ah! Ok. Ah, gli restituisce pure un bel po' di PS. Non pensavo. E mo gli usiamo un iperpozione. E così il minchione torna in vita. Il minchione. Definitivo. Guarda, guardalo lei il minchione come sta fermo. Sei un minchione. Sei un minchione eterno. Un minchione meraviglioso. Sto skippando i dialoghi. Così Giovanni, il nostro capo, farà ritorno dal suo cammino di ascesi. Noi ci riprenderemo tutto il nostro potere. E tu non ci metterai i bastoni tra le ruote. Pam 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 pam. Houndour. Allora, Houndour, sei un cazzo di cagnolino piccolo e carino. Crepa di una morte lenta e dolorosa. No, che è morso? Ah, inutile. Terremoto. Beh, è un cane, giustamente ti morde. Ma i cani non resistono ai terremoti. E nemmeno ai cinesi. Vedi? Godo. Questo è per tutti gli amanti dei cani. I gatti sono meglio. Papparappappappappa. Vai, vai. Ma perché non si evolve più poi sto Pokémon? Houndoom. Oddio, chi è Houndoom? No, io continuo a usare Valerio. Tanto è forte lui. Oh, merda. Ho l'impressione che questo qua sia il papà di quello di prima, su cui io utilizzerò di nuovo terremoto. Merda, ma è il mio stesso livello! Porco Giudo! Oh cazzo, io. No, però non mi fa molto male. Non mi sta facendo molto male adesso. Continua a spammare terremoto, sembra una mossa broken. Merda, raga, nonostante al 38, ma se ne può andare a fanculo per quanto mi riguarda, è solo un canetto. Dritto al ristorante cinese. Prossimo Pokémon. Quanti? Uè, 1660 punti esperienza, ma perché l'ho one-shottato? Koffing! E beh, per forza c'era sempre... No, scusate, ho mocciato! Il mio per forza è uscito in quel modo perché mi sono impappinato, non era un per forza, era un per forza normale, però a questo punto non si può più dire niente. Non si può dire, io immagino un futuro distopico in cui Dario Moccia si è preso tutto il vocabolario italiano e io no, dovrò stare attento nelle parole che dico, perché qualsiasi cosa dico la gente mi dice, ma mo ti metti pure a parlare come Dario Moccia? Immagina i toscani, che brutto. Tipo esci con degli amici, inizi a parlare in toscano e l'amico della compagnia ti fa, ma perché stai imitando Dario Moccia? Cioè, per me è terrificante come futuro distopico.
un saluto a Dario Moccia, che mi ha offerto una poke. Godo, ti sei congelato, minchione. È arrivato e ha detto: è assurdo. Lo so. Lo so, lo so. Coffin nemico è congelato. Cretino. Oh, comunque il boss finale, che era quello con i Pokémon a livello più alto, non mi ha fatto un singolo danno. Tutti i cazzo di scagnozzi in giro che c'avevano i Pokémon 10 livelli in meno mi hanno disintegrato i Pokémon, me li paralizzavano. Cioè, non è una cosa normale, è un... Come è potuto accadere? Il nostro sogno ora è un incubo. Evidentemente non sono all'altezza. Come un tempo fece Giovanni, non mi resta che sciogliere il Team Rocket. Addio. Ah, così. Ho vinto. Bene. Mi ha fatto morire. Merda, sono scarso. Vabbè, sciogliamo il Team Rocket. Hai già fatto piazza pulita, ti ringrazio di cuore. Grazie Flax Relax, grazie del Tier 1, carissimo, benvenuto. Il tuo coraggio ha salvato i Pokémon di tutto il paese. Nessuno più di te merita questo, ti prego di accettarlo. Poldo tiene Aladiride. Poldo mette Aladiride nella tasca strumenti base. Quando restaurammo la vecchia torre per farne l'attuale torre radio, in cima all'edificio troviamo questa Aladiride. Questo oggetto permette di salire fino in cima alla torre campana ad Amarantopoli. Me l'ha dato una mia conoscenza. Amarantopoli. Me lo scorderò, ovviamente. Stando alle parole di quella mia conoscenza di Fiorlisopoli, non basta salire in cima alla torre campana con l'Aladiride finché il Pokémon leggendario si faccia vivo. C'è bisogno di qualcos'altro, almeno mi pare, ma non ne sono poi così sicuro. Sorbole, l'ho dimenticato. Vabbè, come non detto, devo aver avuto un lapsus. Ora devo tornare sul serio in ufficio. Buon rientro in ufficio. Arrivederci. Che è? Chi è? Chi vuoi? Che vuoi? Chi è? Ehi, qui Nan, come va? Dai, lottiamo un po', percorso 33. Ma te ne vai a fare in culo? Ma veramente, spero che domani ti svegli con qualche malattia che ti impedisce di combattere più coi Pokémon e li vanno a rilasciare tutti. Proprio le liberano i due Pokémon, altro che combattiamo al percorso 33. Ok, finalmente abbiamo finito. Ora io devo andare ad Amarantopoli. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Tecnicamente abbiamo visto tutte le zone del mondo. Siamo alle fasi finali del gioco. Ma dove cazzo devo andare? Ah, non è vero, perché poi c'è pure il traghetto di merda. Dio mio. Let's go. Oh, oh. Ah, là c'è pure il computer. Non so, magari è... magari ci può servire. Oh, vedo che il Team Rocket se n'è andato. È stato disbanded in 3,1 secondi. È arrivato il capo e ha fatto: bella raga, andate via. Perché il Team Rocket si scioglie? Perché? Sono scarso. Ma come siamo scarsi? Cioè, perché lei è scarso, allora si scioglie il team. Sì, ragazzi, al momento siamo sciolti. Quando imparerete a non prendervi tutti lo stesso Pokémon, un giorno il Team Rocket si rifonderà. Allora, fatemi andare ad Amarantopoli con il mio Lorenzo di livello 6, volo. Dove cazzo è Amarantopoli? Olivino? Ah, no, merda, c'è ancora Ebanopoli. Borgo montano che sorge tra le rocce. Fiorescopoli, Violapoli, Amarantopoli. Oh, è il momento di andare ad Amarantopoli. Let's fucking go. Manca ancora quella zona, penso sia la fase finale del gioco, probabilmente. Let's go, benvenuti ad Amarantopoli. Dov'è? C'è una torre. Scusi, lei? Scusi, non volevo guardarlo. No, non mi interessa il teatro di danza. Oltre i confini della Torre Campana, solo chi possiede titoli può passare. Torre Campana! Siamo una Torre Campana... Cioè, questa è una Torre Campana perché evidentemente la Torre Campana è stata creata proprio per concedere un luogo di riposo al leggendario Pokémon che è Sol Caicelli. Aspettate, adesso mi faranno vedere un Pokémon figo? Guarda, giovane vecchietto pelato. Spero solo che il Pokémon che tu mi farai vedere sarà fichissimo. Perché se è solo fico un pelo in meno di quello che ho in testa, è finita per te. Visto che Ho-Ho non è più tornato... Ma poi Ho-Ho non è quello di...
di Winnie the Pooh. No, quello è Io. Visto che Ho-Ho non è più tornato, moltissimi allenatori hanno provato a scalare la torre per invocarlo, ma nessuno è mai riuscito a farcelo. Anche il capo palestra di qui, Angelo, bell'Angelo, è uno di loro. Ma quella è la medaglia della palestra di Amarantopoli. Da sola la medaglia non è sufficiente, ma almeno posso concederti di passare. Io immagino il mio personaggio muto che fa... Oddio, che paura, ragazzi. Sono troppo in suggestione. Sentiero dindon. Dindon. No, raga, non c'è più la musica. È il momento? È il momento? Oddio, Pokémon. Oddio, Pokémon. È pieno di piccioni. Oddio, chi è? Ma... Eccellente, hai veramente trovato ciò che occorreva. Prego, avanti. Questo personaggio parla e fa due sospiri prima di finire delle parti. Bene, ho trovato questa cosa. Che succede? Torre campana. Ma ci sono i Pokémon nella torre campana. Ci sono sempre gli stessi Pokémon nella torre campana. No, ma scusa, non era un luogo di rifugio per... non era un rifugio per i Pokémon che stavano male? Fuga. Cosa devo fare? Porca troia. Ho tre passi, Dio buono! Ho fatto sei passi e ho beccato tre Pokémon. Non è possibile sta cosa. E in tre passi ho beccato tre dei Pokémon più merdosi di sto gioco. Fuga. Altri tre passi. Oh no, un altro Pokémon uguale a prima. Oddio, che è sta roba? Oldo trova cura totale. Spero che qua non ci siano Pokémon. Whip, whip, whip. Whip, whip. Whip, whip, whip. Ah, ecco, non vedevo dov'era. Whip, whip. Let's fucking go. Vabbè, ma c'era bisogno. Ma perché c'è questa cosa all'interno di questa struttura? C'era necessaria. Ok, non so perché non mi è scappato prima, mi ha dovuto fare male. Scusatemi, ma io dove sono arrivato? Sono arrivato da qua? No, di qua non ci sono stato. Voglio utilizzare un repellente. E voglio utilizzare un repellente. Voglio impedire ai Pokémon di... Voglio impedire ai Pokémon di attaccarmi. Voglio impedire ai Pokémon di trovarmi. Borsa. Repellente. Non c'è repellente. Porca puttana, mi sono dimenticato di comprarlo. Porca troia, bastardo mondo. Non c'è repellente. Non c'è repellente, porca due. Dove vado? Vado di qua. No, porca puttana. È fastidioso tentare di fare un puzzle quando un personaggio di continua ombra notturna. Volevo scappare. Fuga. Oh. Let's go, let's go. Merda, ma come mai questa torre è così? Cioè, è spiegato in qualche fumetto o in un video di Sabaku? Cioè, qualcuno ha mai spiegato perché nella torre campana non c'è una campana, ma bensì un sacco di saltini? Cioè, chi è l'architetto?
uno di quegli architetti, tipo quella scuola svizzera che non si capisce mai un cazzo. E basta! Basta! Sempre lo stesso Pokémon poi! Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Non mi interessa, vai via! Ma quando scappo poi puntualmente mi utilizza una mossa? Fuga! Oh, posto. Vai, entra subito. Ok. Strumento. Pipi su. Merda. Questa è una battuta da veri maschi. Pipi pupu. Va bene, ok, molto divertente questa cosa. Devo ancora capire perché, però. L'architetto ha detto, bella, ma mi sa che mo mi metto a fare i saltini, dai. Necessario. Io sono tornato qua. Non ti volevo tornare qua. Volevo finire il gioco. Cosa sto facendo di male? Dove sono bloccato adesso? Non so dove sono bloccato. Mi sono bloccato. Non so dove devo andare. Mi sono bloccato. Questi saltini li ho fatti perire prima. Merda, ragazzi, sono bloccato. Non so cosa devo fare. Il che è un problema allo stato attuale delle cose. Merda, ma dove cazzo devo andare? Cosa devo fare? Pam pam pam. Tanto di qua non mi fa andare. Allora. Per impazzire definitivamente. Te ne vai a fanculo, Rattata. Grazie Montegonfio per il sesto mese. Ciao carissimo. Grazie di cuore a Montegonfio per il sesto mese. E grazie a Michelino per il quarto. Ciao belli. Grazie di cuore per la sub. Benvenuti. Scrivete in chat punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub. Vi ringrazio. Allora, sono abbastanza confuso, ma so che con l'amore dell'amicizia riuscirò ad uscire da qua. Allora, innanzitutto, cosa bisogna fare qui, amici? Andiamo di qua. Puttana da mamma da. Oddio, Ghastly. Merda, ma questo è un Pokémon nuovo. Non l'avevo mai visto. Certo, ma certo, combattiamo pure. Anzi, se vuoi ti provo a catturare, certamente. Scappo davanti. Ma come non si scappa? Porco Giuda. Mi devo pure sorbire 40. Mo uso il velocizzatore. Mo gioco così, basta. Basta, come giocano tutti quelli che giocano a Pokémon. Molto. Ma è divertente guardare Pokémon se è tipo così. Ah, ok, scusate, non ho visto cosa ho fatto ed è morto il Pokémon. Allora, usa il prossimo Pokémon. È morto Valerio, mi dispiace un sacco. È che è morto nella gag, mi dispiace. Torniamo indietro, ricarica il salvataggio. E palla ombra, vai. Dai, sta poca vita. Oh, godo. Eds. Oserei dire Eds. Nonostante mi ha ammazzato Valerio. Ora, ritorniamo qua. Ah, ma si può andare di qua, guarda. Sono bloccato, ragazzi. Qualcuno chiami la polizia o qualcosa di simile, non lo so. Ragazzi, allora, mi sono perso. Allora, ragioniamo. Di qua c'era qualcuno.
Pericolo scampato. Allora, secondo me c'è qualcosa che mi sto perdendo. Allora, proviamo a salire qua. Sicuramente questa zona non è una zona che mi serve per proseguire. Probabilmente sono bloccato e non ho visto un punto dove poter passare. È molto semplice, è sempre così. Continuiamo a girare il loop, è normale. Basterebbe solo controllare meglio quello che si guarda, giustamente. Ora, proviamo ad andare di qua. Ora, se noi piuttosto di andare là facciamo così... Mortacci era a destra. Mi ha scritto Enrico su Telegram. What? Vorrei aiutarti ma non ricordo un cazzo. Ciao Enrico, tutto bene? Come stai, brother? Che si dice? Non pensavo fossi qui. E come va? Scusa se ho insultato i Pokémon. Non l'ho fatto, mi sa. L'ho fatto, mi sa. Ti chiedo scusa. Sono solo molto arrabbiato. Ti prego, Dio, uccidi i Pokémon! Tutti quelli di questa torre, tutti, ti lancio una saetta che li ammazza tutti, pure i miei, non ti preoccupare, me ne ricatturo altri. Non ce la faccio più, dovevo prendermi il cazzo di revitalizzante, sono un idiota, sono partito così dal... No, il revitalizzante, come straminchia si chiama, il repellente. Cornuto il mondo, ok. Oh, era così semplice. Sono così semplice. Insultali di più, certamente, Enrico. Allora, fuga. Scampato pericolo, lo so, sono il maestro di scampare i pericoli. Ora. No, un altro livello, come un altro livello? Dio, ti prego, dimmi che non sbaglio. Ok, sembrava più difficile, sembrava molto più difficile. Oddio, 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 un trasporto, oddio, un trasporto. Oh merda, qua dove devo andare? Beh, un attimo, stavo ragionando sul coso. Stavo ragionando sul percorso, Gastly, non mi distrarre. Fuga. Allora. Ho sbagliato? Oh madonna, quanto dura sta parte? Come faccio a tornare sopra? Oh mio Dio, sono tutti teletrasporti per prendere strumenti. Oh, poi ci fosse un repellente in mezzo a questi strumenti, no? Ti danno un sacco di cose che... Nella notte lui guidano le stelle. Vabbè, presi gli strumenti di questa parte, non ci servono più. Torniamo di qua. Revitalizzante Max. Beh, ma Max non so se sta male, nel dubbio lo revitalizzerò dopo. Che è successo? Cos'è stato? Perché è andato così veloce? Oddio, oddio, oddio. Fuga. Scampato pericolo. Oddio, che c'è? Oh mio Dio, ma perché va così veloce adesso? Ma è un bug del gioco? È l'emulatore? No ragazzi, è Desmume, ve lo dico io, è Desmume, ve lo dico sempre. È che questi emulatori non sono più affidabili. Qua ci siamo già stati, non mi ricordo. Proviamo, andiamo di qua. Proviamo questo.
po' da troppo PS su. Allora, questi non sono minimamente... Cioè, non, devi andare a caso o ti devi ricordare in quale parte della stanza ti porta. Non posso, ragazzi. Io sono un uomo di cultura. Ho la testa già impegnata da mille informazioni. Non posso aggiungere altre informazioni come i nomi dei Pokémon o i teletrasporti in Pokémon. Dovrei togliere dalla mia testa, che ne so, l'intero libro di Oscar Wilde. Non posso, ragazzi. Ci sono pezzi di cultura più importanti nel mio cervello. Ho una capacità di RAM e... va bene, basta. Proviamo ad andare qua. Oh, forse ci siamo? Oh? Questo è quando sali nella DOM con... Oh, Dio mio! Uccelli! Che devo fare? Clicco tutto? Va bene, mi butto. Mi sono dimenticato che devo fare. Ah no, l'ala, giusto. La minchia, la piuma, vai. Eccola, ala di... Sposta. Che devo fare? Come la devo usare sta piuma? Ok, allora mi ha dato l'ala e mi ha detto: no, il vecchio mi ha... No, mio Dio. Ecco, questo è il brutto che non posso leggere la chat. Il vecchio mi... Sono un coglione. Il vecchio mi ha detto che mi serve l'ala è un'altra cosa che non si ricordava. Merda. Che cazzo era l'altra cosa, mo? Merda. Che cazzo era l'altro oggetto? La tentazione di aiutarti è forte. No, Enrico, guarda, grazie lo stesso, però fammi andare via. Cioè, se l'ala non me la fa usare, io che cazzo dovrei fare in questo momento? Allora, dov'è? No, le palle non mi servono. Cioè sì, ma non su Pokémon oggi quantomeno. Fune di fuga. Vai, andiamo indietro. Ho bisogno di una pianta. Cetra! Oh mio Dio, Cetra adesso mi dice. Pronto, sono Cetra. Hai incontrato le gemelle sul percorso 37. Sono troppo... Ma vaffanculo, Cetra, pensavo... Chiamiamo il professor Rock, lui mi saprà aiutare. Ho sbagliato. Professor Helm, pronto Pold, ancora una medaglia a Johto e poi le ho ottenute tutte. Ma fai attenzione, il capo veste di Ebanobili in accendente è Domadraghi. In quel teatro di danza si esercita nelle kimono girl. E chi se ne fotte delle kimono girl? Io ho bisogno di aiuto. Andando a ovest da qui si arriva a Luminobu, una bellissima cittadina, anche senza viaggiare, bla 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 bla. Tre grandi Pokémon correvano in tre direzioni diverse. Che Pokémon erano?
Andore bruciante e Pokémon senza nome scomparvero. Un Pokémon dei... Ah, vero, questa cos'era? Forse è questo? Torre bruciata, merda. Torre bruciata. Moglie picchia... Torre bruciata. No, no, non c'entra un cazzo, non lo so. Allora, sta città è inutile, non c'è nulla. Sta ricolma di storia. Questo che è? Ci sono già stato qua. Prendi Monogear, sì, qua già ci sono stato. Era quella del Pokémon. Scusami, non ti volevo pettare, perdonami. Giorgio balla con molta classe. Lo so, sono un bravo ragazzo. Boh, allora, proviamo ad andare dal tipo in alto a destra. Andiamo dal tipo in alto a destra. E quello là che ci bloccava il passaggio. Magari c'è qualcosa là. Volo. No, ho sbagliato, non volevo fare info. A Mogania, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Grazie ai consigli, raga. Mogania. Stavo parlando col mio cervello, non con voi. Io ho tanti omini che mi consigliano cosa fare. Allora, mo qua c'era un vecchietto che mi faceva: non puoi passare perché ancora sei troppo presto, devi fare questa cosa. Ora posso passare tecnicamente. Ma io perché ho fatto tutta sta cosa della torre, che probabilmente era una cosa pure secondaria, ora che ci penso? Cioè lui mi ha detto a Marantopoli, io sono andato da Marantopoli a fare sta cosa della torre. Ma perché l'ho fatto? Perché ho pensato fosse la missione principale? Era una cosa a caso. Ma porca puttana. Se adesso non mi fa passare sto minchione, non ci posso credere. Ho fatto una roba totalmente inutile. Ho perso un sacco di tempo a girare in una cazzo di torre di merda senza concludere nulla. Dovevo solo andare qua. Dio mio. Ci vuole tipo la cosa che ti dica: questa è una missione secondaria, questa è una missione primaria, questa è una missione primaria. Vincerò io di sicuro, ma brother, guarda, c'ho i coglioni così girati che non hai idea. Non hai davvero idea, a parte la sfida di Valentino, Natu. Ha un uccellino. Lotta, terremoto. Non gli ho fatto nulla. Dai, è un pulcino, uccidilo, Cristo Dio. Ma come non è effetto? Ma te ne vai a fanculo, Natu. Ma perché è precedenza? Praticamente è una mossa che ti copia la mossa. Ma se me la fai contro, io guadagno vita, perché sono un Pokémon d'acqua. Questa è ovvia, ragazzi, la sapevo pure io. Procedente Ventino sarà Kadabra. Merda, queste me le ricordo. Erano Abra, Kadabra e... Chi era l'ultimo? Kadabra, Kadabra. Continua a lottare. Abra, Kadabra. Wingardium Leviosa, che ne so. Usiamo terremoto. Ha un cucchiaino in mano lui. Uè. Scherzavo, terremoto all'animazione che dura di più. Terremoto ha un'animazione ancora più fastidiosa. Dai su, dobbiamo arrivare a Debanopoli, che abbiamo l'ultima palestra, che probabilmente batteremo nell'ultimo episodio. Sapete che c'è? Forse questo episodio 5 possiamo fare pure la parte 5, così Andrex può editare ben 8 live all'interno di questo video. No, non è vero, questa è l'ultima parte, poi la prossima... prossime le editeremo in un altro unico episodio. Ok, proseguiamo di qua. Quello sta guardando l'acqua, è pazzo. Lei, la signora, è una maledetta. Ma che palle. Si capisce subito che ci sai fare. Me ne intendo di Pokémon, lo so, lo vedo. Sfigato che non sei altro. Lo vedo benissimo. Otaku, guarda come sei vestito. Alan, che è fantallenatore. Manda in campo Charmeleon. Un capo Charmeleon. Surf. Pokémon. Precisione di Valerio Cava.
E adesso vedi che ti faccio io. Oddio, una zanzara. Merda, raga, prima avevo in casa una di quelle creature ignobili create dal dio del male, Satana, e in casa mia, quelli là con le mille zampette, sono tipo... hanno un corpo sottile e poi un sacco di mille zampette, corrono alla velocità della luce e continuano a lottare, e stava là sul mio soffitto, ho preso una scopa e l'ho mandato al creatore degli insetti, proprio al dio insetto, ed è andato da lui e gli aveva fatto, il dio degli insetti gli ha fatto: perché sei morta, scutigera di merda? E la scutigera l'ha fatto tipo: purtroppo sono entrato a casa di un allenatore Pokémon troppo forte, e io appena l'ho vista non ho estratto nemmeno una Pokéball, l'ho lanciata e ho detto: guarda, adesso ti anniento col mio Pokémon. No, ho preso la scopa e l'ho ammazzata proprio, l'ho colpita varie volte fino a quando non gli si è contorto il corpo in mille pezzi. Ebanopoli, la città di Ebano, un mio amico. Che cos'è questo? Via gelata, massima attenzione. Ma che vuoi che sia per me la via gelata? Via gelata? Merda, ma è davvero gelata? Chissà che Pokémon troverò di nuovi, ne voglio catturare uno nuovo! Ma che è? No, ma no, assolutamente no, ma che, ma come, ma che, ma certo che no! Fuga. Campato pericolo. Chissà che altro Pokémon incontrerò qui. Spacca roccia, vai. Ogni tanto mi giro per vedere le sub, se qualcuno ha fatto la sub, che è l'unico modo che ho per comunicare con voi, e ci sono sempre gli stessi nomi, mi sento molto solo. Va bene, Valerio, combattiamo contro gli Zubat nemici. Ma perché non sto scappando, tipo? Posso fare tipo fuga? Stavo combattendo contro questo coso come se fosse una questione di vita o di morte. No, mio Dio. Oddio, è un pisello quello. Era un dannato Pisio! Era un dannato Pisio! Fuga. Oh mio Dio, viva i puzzle di ghiaccio! Wii! Guaglio, dove cazzo devo andare? Wii! Perdonatemi, che cazzo devo fare qua? Allora, piano. Allora, Gesù. Ma ero fermo. Oh, mermo. Oh, mamo. Golbat. Fuga. Aiuto, ragazzi, vi prego, datemi una mano. Spoileratemi il gioco, non ce la faccio più, voglio uscire. Oh, scusami. Sbagliato tasto, perdonatemi. Allora,
Che di qua ci passo? Andiamo giù. Ciao Simone, grazie di cuore del Prime. Allora, ma era facilissimo. Perché non sono mai sceso là? Ma perché non l'ha mai sceso? Perché non sono sceso là? Ma era palese questo puzzle. Merda, era palesissimo. Ma perché non sono sceso in quella parte? Merda. Il mio cervello ha totalmente ignorato una via e stavo ripetendo lo stesso loop ogni 3 secondi. C'è un anziano. Ma porco Giuda, ma come cazzo ha fatto? Ah no, aspetta. Devo che tutti viaggiate e finirei per congelare i miei piedi. Le mie scarpe sono così consumate che non hanno più la soletta. Che schifo. Che sai che devo fare? Aspetta, ripetimi. Vedi che là ci sono degli strumenti per terra. Ecco, sono quelli di me, non posso andarli a prendere. Gli chiedi perché? Perché sono dentro. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, andiamoli a prendere. È il momento di fare i puzzle di ghiaccio. Sono i puzzle di ghiaccio. Cioè tu hai perso una MN cascata. Bro, mi dispiace. Lo strumento che anelli per terra è una macchina nascosta, vero? In realtà è caduta a me, ma non preoccuparti. Visto che la gente entra raccolta te la regalo. Ma che vuol dire? Cioè ma tu eri qua fermo con le scarpe rotte perché avevi bisogno di questa cosa e non me l'hai voluto. Cioè me l'hai data a me. Ma perché eri così determinato per prenderla allora? Ragazzi, io gli NPC dei Pokémon non li capisco. Hanno davvero una forza di volontà pari a una caccola. Pure quello prima. Oh no, mi hai sconfitto. Adesso scioglierò la mafia. Andiamo. Pip, 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 pip. Permesso, buonasera. Buonasera, buonasera. C'è qualcuno qui dentro? Cosa succede se cado in questi buchi? Oh mio Dio, ho capito. Devo tappare i buchi io. Vai. Vediamo se è vera la mia teoria del complotto. Il masso è caduto di sotto. Che perché? E quindi? Che succede se cade giù? Fuga. Li faccio cadere tutti? Ma non so se è utile. Ma un attimo, porca miseria. Che ore sono? Merda, sono già le 22. E io sono bloccato in questa cosa. Ma perché non si scappa? Voglio... Allora, siamo in questa grotta. Abbiamo battuto Ebanopoli. No, abbiamo battuto il Team Rocket. Abbiamo perso tutto l'episodio a stare dentro un'isola di merda. Perché Valerio è confuso? Sei una merda, Valerio! Sei un coglione! Sei una merda! Un figlio mancato! Un mangia merda! Io ti butto fuori dal team! Come si fa a togliere info, mostra mosse? Ma ci sarà un modo per sparare a un Pokémon? Per uccidere sto Pokémon di merda? Nunzio, non mi fa fare figuracce pure tu! Morso, ok, perfetto. Allora, quindi, stavamo dicendo, ragazzi, che in questo episodio siamo riusciti a battere il Team Rockets, siamo riusciti a sconfiggere il Team Rockets, e nel prossimo episodio avremo da battere l'ultima palestra di Pokémon. Oddio, mi si è spostata la camera dando i pugni alla mia...
E nel prossimo episodio andremo a combattere l'ultimo capo palestra del gioco. E finalmente oserei dire. Ci siamo tutti scassati un po' la minchia, suppongo. Allora, qua dove devo andare? Fatemelo butta qua. Quindi io adesso sto continuando a fare un po' di gaming. Oh no. Dicevo, adesso utilizzerò il gioco veloce. Basta, mi sono cagato la mia... No, non è vero, non lo faccio. Che dicevo? Che è difficile giocare a Pokémon quando ti attaccano tutti i mostri. Che è Swinub? Sei una merda, Swinub. Sembri scarsissimo perché sei troppo carino. Quindi nel prossimo episodio della Blind Run di Pokémon dobbiamo arrivare a Ebanopoli. A Ebanopoli continueremo con l'ultimo capo palestra e poi vedremo cosa ci riserva il gioco. Ma cosa devo fare? Perdonatemi. No, io non so perché mi sto ostinando a buttare queste pietre giù. Probabilmente è totalmente inutile da fare come roba. Però ormai è tipo, sai quando stai giocando con la palla? Di farla cadere tipo in un burrone. No! Oh! È utile quello che sto facendo, mi sa. Però adesso voglio uscire, perdonatemi. È utile quello che sto facendo, a quanto pare. È utile, dai, va bene, non finiamo l'episodio, andiamolo a fare. Ce n'è altre da buttare, vai, facciamolo ora. Vai, faccio il velocizzatore, mi sono scassato la minchia, godetevi Pokémon velocizzato. Non me ne fotte niente, voglio solo andarmene di qua, toh, questa è la mia violenza, la violenza applicata contro... Sì, continuerò a sfuggire da questo Pokémon bastardo. Pokémon, ragazzi, Pokémon. La virtù di essere dei Pokémon. La virtù di essere dei Pokémon. Fuga. Ok. Qua si fa così. Qua così. Qua così. Qua così. Qua così. Andiamo di qua. Scusatemi, velocizzo solo i Pokémon. Sì, ma com'è? Muori, Valerio, puoi crepare, per favore, il più velocemente possibile. Crepa, muori di una morte miserabile, così ti tolgo dal mio cazzo di team. Vai, crepa, muori, perfetto. Ok, Giorgio, vai tu, per favore, scusami Giorgio se ti ho fatto fare sta figura di merda. Ok. Andiamo di qua. In quale buco manca? Porca puttana. In che buco devo farla cadere questa pietra? Ah no, ma questa è inutile. Devo far cadere questa. Sorry. I'm sorry, guys. Allora, questa va fatta cadere qua. Come gliela faccio a far cadere qua? No, non sto capendo, raga. Mi guarderò un gameplay di Pokétons per capire dopo. Allora. Ok, questo è caduto giù. Abbiamo solo questa da far cadere. Come la facciamo cadere qua? Eh no, qua non posso. No, aspetta, non sto capendo. Piano. Cioè io ho questo masso, come lo porto là? Se lo posso spingere solo da un lato. Non sto capendo. Allora. Ah,
ho capito. Era più facile del previsto. È solo la sbatta di farsi 8 minuti a piedi per arrivarci. Togli di Jinx, non mi interessa. Beh, i miei gameplay di Pokémon sarebbero molto più veloci senza le cose inutili che ti mette Pokémon. Fuga. Oh, e ora scendiamo. Togliti dal cazzo. Cortesemente, grazie. Ora. Ora è il momento di risolvere un puzzle. Alla mia maniera. Torniamo all'ingresso. Allora. Iniziamo subito. Qua ci blocchiamo. E qua scendiamo. Dopodiché andiamo a sinistra. Dopodiché andiamo a destra. Dopodiché possiamo prendere questo strumento. Cura totale. Ok. Dopodiché entrando via gelata. Forse si può frantumare. Sì, sì, frantuma. Sì, ormai non mi faccio più problemi a utilizzare il velocizzatore. Ormai la mia serie di Pokémon è andata a puttane. Vai. Allora, saliamo. Ok, via gelata, perfetto. E io non so dove si deve andare, però mo. Ah no, questa è solo una cosa inutile. Penso che qua bisogna andare di qua. Togliti Zubat, non mi devi nemmeno... Ok. Ma non mi interessa quello strumento. Ma che, perché tutti prendete gli strumenti e sono utili? Sono utili o sono inutili? Oddio, e mo chi è quella? Ah no, no, io la conosco quella persona. Podo, ma che sorpresa, mi hai sentito? Immagino, non pensavo di incontrarti nei paraggi. Un evento sfortunato mi ha bloccato. Gli zoccoli nel ghiaccio mi danno troppo impaccio. Ma non ridere, farmi un favore. Girami intorno e spingimi con ardore. È una cosa strana. È una cosa parecchio strana da chiedere, considerando che io sono un maschietto. Comunque, mi sembra una richiesta strana, signorina. Spingimi con ardore, sì. Sbonk. Sei una persona da ammirare, di cuore ti voglio ringraziare. Sono uscito? Ce l'ho fatta? Si va a letto? No, basta, questa me lo potevo evitare. E Banopoli, finalmente! Centro Pokémon, sì! Oddio, che bello, una città! Sto andando avanti col gioco, sono felicissimo! Sì, è l'ultima città? È l'ultima città, sono arrivato a Banopoli, ce l'ho fatta, ora posso volare finalmente. Grazie, grazie carissima. Oh. Beh, sono diventato un Power Ranger. Devi salvare. Ma se velocizzo durante il salvataggio si salva. Vabbè, funziona. Fatemi salvare qua, vabbè. Allora, il gioco ha detto basta Poldo, non giocare più. Episodio 5, finale. Oh, il gioco ha detto non giocare più. Adesso ti trasformo in Tron. Scusate per l'orgasmone. Allora, amici, finalmente anche questo episodio è arrivato al termine. Io adesso vi metto la chat, please. Non ditemi se ho fatto bene. Cioè, non ditemi né se ho fatto bene né se ho fatto male. E memate quanto volete. Però, please, non ditemi qua dovevi fare questa cosa. Qua hai dimenticato questa. Nel prossimo episodio fai questa. Non ditemelo, please, perché voglio giocarmelo per i fatti miei. Adesso vi rimetto fra 3, 2, 1. Ci siamo. Ciao amici, che bello leggervi, è sempre un piacere potervi leggere. Zio Pera e Zio Mela, bravissimo. Bravo Poldo, sei quasi a metà gioco, molto divertente questa. Hai salvato, scemo? Ho salvato. Fatemi chiudere il gioco, salvataggio fatto. Oh, fatemi mettere oltre i cieli dell'avventura. Ah, sei stato bravino tutto sommato. Grazie Alex, questo è bello. I repellenti, lo so, me li devo prendere i repellenti, devo prendermi i repellenti, me li prenderò. Prossimo episodio giuro che vado e mi piglio i repellenti, perché se no, se devo fare un'altra zona con i Pokémon impazzisco. Sei bellissimo, grazie Enrico, veramente grazie.